Si rinnovano nell'Istituto Comprensivo Nino Navarra di Alcamo le iniziative per promuovere la cultura della legalità che coinvolgono gli alunni della scuola secondaria di primo grado con una serie di eventi commemorativi e di riflessione sul fenomeno della mafia e di tutte le altre forme di criminalità organizzata. È intervenuta in collegamento telematico anche Margherita Asta per parlare della sua mamma, Barbara Rizzo, e dei suoi fratellini, Giuseppe e Salvatore Asta, vittime della strage di Pizzolungo. Le loro vite furono infatti spazzate via in un attimo nell'attentato al giudice Carlo Palermo avvenuto il 2 aprile 1985. Vediamo qui il monumento in onore di Barbara Rizzo e dei due gemellini nel luogo in cui avvenne quel fatto orrendo. Il loro ricordo oggi negli spazi esterni della sede centrale dell'Istituto Comprensivo Navarra sono state piantumate nel giardino delle vittime innocenti della mafia delle piantine e gli alunni, oltre a fare delle domande a Margherita Asta, del cui intervento fra poco ascolteremo alcune parti, hanno eseguito alcuni brani musicali. Hanno partecipato all'incontro anche alcuni rappresentanti del presidio di Libera di Alcamo. In una nota, intanto, il preside Giacomo Raspanti, che adesso ascoltiamo, ha espresso un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia della collaboratrice scolastica Enza Paratore, deceduta ieri all'improvviso. Le interviste al dirigente scolastico, alla docente Enza Ripari, al referente per l'educazione civica e la legalità e all'assessore comunale Vito Lombardo, a seguire alcune parti dell'intervento di Margherita Asta. Giuseppe con i gemellini e poi la loro mamma Barbara Rizzo. Non so se c'è ancora in diretta la nostra Margherita. Penso di sì, si sente. Intanto io farei un applauso, scusate. Rimarranno nella nostra memoria. Anche quest'anno abbiamo voluto ricordare come tappa imprescindibile nel percorso educativo dei nostri ragazzi, la memoria del giudice Falcone e del giudice Borsellino, perché non ci può essere istruzione se non portando all'attenzione degli alunni quei valori per i quali questi due giudici hanno perso la vita. Ci siamo quindi, sin da ieri, abbiamo iniziato questo percorso settimanale, che in realtà andrà anche oltre questa settimana, scrivendo al presidente Musumeci in merito agli incendi boschivi che ogni anno flagellano questo territorio, proponendo una serie di soluzioni. Oggi invece abbiamo accolto la testimonianza sia di Margherita Asta, ricordando un po' i vari momenti drammatici della strage di Pizzolungo e le conseguenze che su quella famiglia innocente ha avuto quel terribile atto della mafia, ma abbiamo chiamato anche a raccolta intorno a un tavolo le istituzioni, sia l'Arma dei Carabinieri, la Compagnia di Alcamo attraverso il tenente Sauchelli e il maresciallo Ferrarello, sia anche il comune. E attraverso l'intervento diretto del sindaco, il dottore Surdi, e dell'assessore all'ambiente, che è qui ancora accanto a me, il dottore Lombardo, che peraltro ha, diciamo, anche un percorso personale di lotta contro la criminalità, il sistema mafioso, e così via. E abbiamo soprattutto poi realizzato un intervento, diciamo visivo, concreto, Queste che piante sono, ovvero scusi. piantumando. Adesso il nome Ci tecnico non me lo sono ricordo, un po' complicato, sono però diventeranno diciamo delle siepi. piantumando sì, queste piante perché sono poste dopo altre piante in questo giardino della memoria sia delle vittime diciamo della mafia sia delle vittime innocenti della mafia, quindi forze dell'ordine, magistrati, sia Certo. anche persone, diciamo, in qualche modo che non sono morte perché stavano facendo il loro dovere, ma sono state coinvolte in queste stragi. Quindi vogliamo ricordare Barbara Rizzo e poi i gemellini Giuseppe e Salvatore Asta, perché i ragazzi nel corso poi anche del prossimo anno, tornando a visitare questo giardino e queste piante, possono fare tesoro di ciò che hanno appreso per la legalità, testimoniando i propri diritti e doveri di cittadini,
nella lotta contro la criminalità. Grazie, qui in questo giardino che è proprio dedicato alle vittime innocenti delle mafie. Sì, infatti è stato creato qualche anno fa e il primo, diciamo così, la prima memoria, il primo alberello che abbiamo piantumato è in memoria di Mario Francese, quindi un collega vostro, un giornalista che ha lottato appunto contro la mafia, aveva scoperto già un sistema mafioso già negli anni '80. Poi abbiamo anche un alberello dedicato in memoria di Leonardo Renda, che è un nostro concittadino, che è stato appunto trucidato proprio dalla mafia, è stato ammazzato tanti anni fa. E poi oggi abbiamo avuto appunto la possibilità di dare la possibilità ai nostri ragazzi una testimonianza vera, viva, perché Margherita è stata collegata per un'oretta con noi, quindi ha dato una testimonianza veramente emozionante. Vorrei dire una precisazione riguardo a questo evento. Intanto ringrazio il Presidente Raspanti per quello che ha realizzato per la settimana della legalità, la persistenza riparia. Vorrei sottolineare una cosa, che i gemellini Asta e la mamma Barbara, che persero la vita, e gli esecutori materiali erano di Alcamo. E quindi ora finalmente, grazie al Presidente Raspanti, che è una nostra scuola alcamese, il Comune di Alcamo ricorda e dà merito alla memoria di questi ragazzi, ad Alcamo è una cosa che veramente mancava. E quindi questo è importante, perché i mandanti erano mafiosi, gli esecutori materiali erano mafiosi alcamesi. Anni quando ho scoperto, ascoltando un po', che mia madre e miei fratelli non erano morti in un incidente, ma perché era stato preparato un attentato al giudice Carlo Palermo. Io ricordo ancora il titolo di un giornale che diceva vile attentato ad un magistrato, sterminato un'intera famiglia, e poi c'era la foto della mia di famiglia. Sicuramente a 10 anni provavo rabbia nei confronti di questa persona, perché pensavo, se non ci fossero stati mia madre e miei fratelli, se non ci fosse stato Carlo Palermo, mia madre e miei fratelli sarebbero ancora in vita. Poi però, crescendo, mi sono resa conto che il problema non era Carlo Palermo, perché Carlo Palermo stava facendo il suo lavoro, ma chi voleva la morte di Carlo Palermo? E allora, se il 2 aprile, no? dell'85 ci aveva divisi, poi ho cercato di incontrarlo e finalmente finalmente lo incontrai nel 2006, era il novembre del 2006 quando lo incontrai, e ricordo anche la data perché era il 22 novembre del 2006, perché fu un momento in cui finalmente sono riuscita a confrontarmi con il giudice Carlo Palermo, e quindi se il 2 aprile dell'85 ci ha divisi, poi il 22 novembre del 2006 è stato un momento di incontro, di confronto e di rafforzamento di quelle che sono le nostre richieste e la ricerca della verità, perché per me è stato importante incontrarlo, perché avevo necessità di confrontarmi con chi in maniera diversa ma con la stessa intensità aveva subito quella terribile strage, perché io in quell'istante ho perso la famiglia. Immaginatevi Carlo Palermo, che è stato ucciso dal punto di vista professionale, infatti non fa più il giudice, fa l'avvocato, ma anche dal punto di vista psicologico,
perché involontariamente ha provocato la morte di altre persone. Lui stesso dice che è come una tara nel cuore e nella mente quella di aver provocato la morte di persone innocenti. Allora per me è stato importante incontrarlo, perché in quel modo mi auguro che con la mia vicinanza riesca a superare il senso di colpa che prova, perché non è corretto che lo provi, proprio perché non, Carlo Palermo non ha nessuna colpa, piuttosto ha la colpa chi realmente ha preparato l'attentato, quindi gli esecutori materiali e anche i mandanti, quindi è quello, no? Chi voleva la morte di Carlo Palermo, sono quelle le persone che possano avere la colpa dell'aver provocato tanto dolore e il versamento di sangue di innocenti. Quindi ho un ottimo rapporto col giudice Carlo Palermo. Cosa direi alle persone che hanno provocato la morte di mia madre e miei fratelli? Io li vorrei guardare in faccia, Gioacchino Colabrogi, Sotteferro e tanti altri, e chiedere il perché lo hanno fatto, visto che sono passati 36 anni e ancora si conosce parte della verità. Io so per certo che gli esecutori materiali sono stati, come dicevo prima, Gioacchino Calabro, Giuseppe Ferro, Vincenzo Minazza, Antonio Melodia, eccetera, eccetera, più altri, ma so per certo che queste persone condannate in primo grado poi sono state assolte per non aver commesso il fatto in secondo grado e la Cassazione ne confermò l'assoluzione. Voi direte, ma allora se sono stati assolti perché tu dici che lo sai per certo? Perché poi quando fu celebrato il processo per altri quattro, questa volta non esecutori materiali, ma mandanti della strage, nella condanna di sentenza, sentenza di condanna di Totò Riina e Vincenzo Virga come mandanti della strage, c'è anche scritto che i veri esecutori materiali erano quelli individuati nell'87 e che non si comprendono le motivazioni dell'assoluzione. Quindi non voglio entrare nel merito dei processi perché non sta qui, però per dirvi, io vorrei incontrarle queste persone, perché ad esempio Gioacchino Calabrò di Castellammare del Golfo e Giuseppe Ferro sono quindi assolti e lasciati a piede libero nel 91, furono le persone che poi parteciparono attivamente, perché sono state condannate per le stragi del 93, la strage di via di Gergofili a Firenze. E allora perché non ci aiutano a scrivere la verità, ma una verità con la B maiuscola? Perché non ci dicono il perché guardandoci in faccia? Perché anche loro hanno famiglie. Quindi l'importanza, perché allora è importante la rivoluzione culturale? Per prendere le distanze da queste persone. Se voi mi dite cosa pensa della mafia, io dico che la mafia è riduttivo parlare di mafia quando è importante parlare di un sistema criminale, dove accanto al mafioso, che ora era vestito a coppola e lupara una volta, ma oggi è vestito elegante, accanto a quello abbiamo segmenti delle istituzioni, segmenti della politica, segmenti di quelle che definiamo l'area grigia, le professioni, i professionisti che si mettono a sistema. Ed è questo sistema criminale che ha portato alla morte di mia madre e miei fratelli negli 80, anni 80, che ha portato alla morte di tante e tante altre persone, se pensiamo che come Libero ogni anno nella giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie leggiamo più di 1000 nomi, uomini, donne e bambine che hanno perso la vita, no, che gli è stata rubata la vita. E allora per questo è importante parlare di sistema criminale. Scusatemi perché non voglio essere fraintesa, quando parlo di segmenti di politica e di istituzioni non intendo una parte piuttosto che un'altra, dico segmenti, persone che rivestono dei ruoli e che si mettono a servizio del sistema e ne fanno parte integrante. Non voglio, lungi da me, far politica, quindi purtroppo politica partitica, la politica intesa come bene comune è quello che conta. Tornando al fatto che io dico segmenti delle istituzioni, no, con questo non voglio dire che non dobbiamo avere fiducia nelle istituzioni, altrimenti, o nelle forze dell'ordine lì rappresentate, altrimenti facciamo un torto a chi? Facciamo un torto a tutti coloro, uomini e donne delle istituzioni, uomini e donne delle
stavo dicendo delle forze armate, scusatemi, sacca morta, uomini e donne dello Stato che sacrificano la loro vita, che sacrificano le loro famiglie con grande senso del dovere. Quindi non avere fiducia nelle istituzioni, nella magistratura, nelle forze dell'ordine, significherebbe proprio fare un torto a tutti coloro che quotidianamente si impegnano sui territori. E poi faremmo un favore a chi? A quel sistema criminale di cui parlavo prima. Però il sistema criminale, in una sentenza tra le tante, perché per la strage di Pozzolungo sono stati celebrati più di allo Stato 4 processi, in una sentenza c'è scritto che la forza della mafia sta nella strutturale collusione con settori importanti dello Stato. C'è proprio scritto così in una sentenza. Ma ciò, allora noi dobbiamo scardinarlo tutti insieme questo sistema e avere però sempre i settori importanti dello Stato, dice la sentenza. Però noi dobbiamo avere sempre fiducia nello Stato e nelle istituzioni. Non è retorica la mia, è consapevolezza che all'interno delle state e delle istituzioni ci sono tante persone per bene e noi su quelle dobbiamo far fede, a quelle dobbiamo appoggiare e non lasciare sole, creare sistema tutti insieme, cittadini, uomini e donne delle istituzioni, tutti insieme possiamo scardinarlo questo sistema.